Quando femmo delle cose seriamente, non cose circa da piccoli mostri, allora le cose circa, le cose seriamente parti da qua. Tutto il resto si è baggianate. Oh! Allora, ovviamente uno può andare in tutti i posti del mondo e, come amo ripetere, partire baule e tornare cassone. Devo Bella tagliare questa questa roba, traduzione. no? Classico. Allora, per non partire baule e tornare cassone, e per vedere, capire e con cognizione di causa i posti che andiamo a visitare, abbiamo bisogno sempre di una preparazione adeguata. Bene, oggi nell'esplorazione di Nesazio potremo avvalerci di due opere abbastanza recenti. Una fatta da un archeologo italiano di Padova, esperto di topografia romana, da poco in pensione, Guido Rosada, che ha fatto a metà degli anni 90, questo è difficile trovarlo, ma se si cerca si trova, questa bella monografia Oppidum Nesactium, che rappresenta tutta la parte romana. Quindi una parte aggiornata topografica romana, anche di geofisica, perché aveva un gruppo di geologi, tra l'altro. Lui non ha disdegnato l'aiuto di geoarcheologi. E ha fatto questo volume sulla Nesatio romana, 94-95. Canova è una società editrice veneta. Questa invece è la monografia base della mia amica Cristina Mihovilic, che ha voluto celebrare il centenario degli scavi di Nesazio facendo questa bellissima monografia, che è scritta in croato e in inglese. Nesaktion, che è uscita nel 2003. Tutti i reperti che per adesso non potete vedere, o i reperti sostanziali, perché il Museo Archeologico di Pola è chiuso attualmente per restauro, li potete vedere qua. Questa è una signora monografia, questo è il tipico lavoro che fa la Cristina Mihovilic. Mette insieme tutte le cose, diciamo che a noi manca, e forse a Dio piacendo avremo, un qualcosa del genere per i castellieri del Carso Triestino, che manca attualmente. Allora, in questa poderosa opera abbiamo, da parte delle bellissime fotografie, abbiamo tutta la storia degli scavi e soprattutto la parte protostorica. Quindi qua troviamo la parte romana, mentre qua troviamo soprattutto la parte protostorica, con tutta la classificazione cronologica, le ceramiche e soprattutto le sculture. Tutta la parte delle sculture. Queste sono foto bellissime, recenti. Questo è il cavaliere di Nesazio. Questa è la parte oriente. Guardate le briglie, le redini. Vedremo dove hanno trovato. Questa è la ricomposizione. Vedete la parte oriente. Il blocco unico, l'hanno trovato rotto ovviamente. E questo è il cavaliere, che ha anche degli stivaletti, tra l'altro. Ovviamente vi mostro queste cose perché queste cose ormai stanno nel museo, ma l'importante sarà capire dove le hanno trovate, ovviamente, a parte il problema. E queste sono, questa non si sa esattamente se viene da questa parte perché l'hanno comprata sul mercato antiquario, è la cosiddetta. No, non è la testa gemina, questa è un'altra. Questa è una testa femminile con diadema. E queste sono tutte le famose cosiddette pietre scolte, scolpite, o le spirali. Le spirali e i meandri. Spirali e meandri. Naturalmente, guarda caso, questo è l'unico posto di tutta l'Istria dove si trovano reperti di questo tipo. A Moncodogno, per esempio, non è mai stato trovato assolutamente, e non verrà mai trovato, ve lo dico io, niente di tutto ciò.
Queste sono di nuovo le spirali, e sono tante. Questo è un altro con una decorazione geometrica. Questi sono tra i pezzi più spettacolari, i cosiddetti altari. Guardate che spettacolo, questa è in realtà una base, qui ci sono dei piedi, qui sopra c'era una figura umana probabilmente seduta. Guardate la perfezione delle spirali. Guardate, le spirali ricorrenti. E questi, l'altro grande problema, queste sono le statue antropomorfe itifalliche. Boh, questo invece ormai non c'entra più Novidara. Tutte queste frammenti di sculture sono stati trovati in un certo posto di Nesazio, cioè non le hanno trovate dappertutto, ovviamente, solo in un certo posto. Qua in questa poderosa opera, questa, le sculture stanno alla fine, questo è il pezzo forte che dopo vi mostrerò dove l'hanno trovata. Questa l'ha trovata proprio la Cristina Mihovilic nel 1981. È una situazione molto divertente perché lei è una giovane archeologa, la mandano a fare dei restauri, tipica operazione in cui si manda un giovane a fare delle operazioni in un settore nel quale si ritiene che non ci sia niente di importante da scoprire. Lei segue i restauri, è il cosiddetto Tempio B, è la classica storia dell'archeologia. Si manda uno, questo è capitato a Senardi, lo hanno mandato a riparo tagliente in una zona medievale o comunque di rovinata durante il Medioevo. Lui tira un colpo di piccone e trova la sepoltura osso umano, la sepoltura epigravettiana col leone inciso su pietra, tipico, cioè si manda uno in una zona pensando che non si trova niente e salta fuori di tutto. Allora lei va là, va nel Tempio B, procede allo scavo per il restauro e dopodiché cosa succede? Cominciano a saltare fuori dei pezzi di tra virgolette latta, in realtà è bronzo verde, tutti rovinati. Lei ha l'idea, la buona idea di conservarli e di mandarli in Germania perché non si erano talmente deteriorati che non si leggeva niente. In Germania li restaurano, dopo li restituiscono al Museo di Pola e cosa trovano? Trovano che questa situla di bronzo ha una delle raffigurazioni antiche e più importanti con figure umane, dove c'è anche una battaglia navale in cui vediamo diversi personaggi con armature diverse, con elmi diversi, ed è l'unico caso per adesso noto di una situla di bronzo che riporta un episodio di una battaglia navale. E questi sono i vari frammenti dove addirittura si vedono i remi della nave. È uno sbarco, è una battaglia tra forze di terra e forze di mare, ovviamente tutto molto frammentario. Bene, questa è l'ultima grande scoperta di Nesazio, 1981, Cristina Mihovilic. Ovviamente Nesazio avevano incominciato a scavarla, e la storia è abbastanza lunga, nel 1901. È per questo che la Cristina Mihovilic fa questo volume, cioè celebra praticamente il centenario degli scavi di Nesazio. Come inizia la storia di Nesazio, la storia della ricerca di Nesazio? La storia della ricerca di Nesazio si deve, la storia della ricerca deriva dal fatto che alla fine del Settecento, inizio Ottocento, leggendo le fonti storiche, molti si mettono alla ricerca delle città nominate dalle fonti storiche. Una di queste sarà Metulum, ma una di queste ovviamente è Nesazio. E incominciano a cercare. Fanno dei ragionamenti e un prete erudito che si occupava di queste problematiche storiche archeologiche, che è Pietro Stankovic, fa un'ipotesi in una zona leggermente distante da qua, vicino al mare sempre, vicino all'Arsa, e ipotizza la presenza di Nesazio da quella parte. Più oriente. E Candler fa le sue ricerche, e Candler si occupava, come quasi tutti in quell'epoca, di toponomastica, e quindi lui trova una vecchia carta
perché il toponimo di questa zona è Visazze. E Visazze, lui a un certo punto, lui sa che deve stare da queste parti, perché si sa che è tra Pola e Larsa, e gli viene l'intuizione per cui ritiene che questo posto possa essere il posto, anche se prima anche lui pensava che condivideva l'ipotesi fatta da Stankovic. Lui cambia idea e propone questo posto, ma mancano le prove archeologiche. Non sono partiti scavi. Naturalmente cosa succede? Succede che il gruppo di eruditi di Albona incominciano per illustrare tutta la zona di Albona, e tra questo gruppo di eruditi che fa capo ad Albona c'è Antonio Kovacs, che fa le prime esplorazioni da queste parti, e quindi si accorge e quindi si accorge che qui c'è un posto, un toponimo importante, Gradina, e incomincia a pensare che possa essere questo il posto. E allora succede che Candler, che sta a Trieste, coinvolge anche il come si chiama, Carlo De Franceschi, e De Franceschi e Kovacs insieme vanno a fare i sopralluoghi qua, e quindi dicono sì, probabilmente questo è il posto. Glielo segnalano anche a Barton, e Barton lo nominerà come il re dei castellieri. Nelle prime esplorazioni non riesce ad arrivare qua Barton, dovrà aspettare 5 anni, e dopo però anche Barton riesce a visitare questo posto. Naturalmente nessuno ha mai scavato. Gli scavi partiranno solo all'inizio del Novecento, e qua sarà un'altra bella storia di rivalità. Perché? Perché all'inizio del Novecento Marchesetti è già un archeologo affermato, ovviamente, e Marchesetti sta studiando i castellieri ormai da quasi 20 anni, quindi sarebbe stato logico che Marchesetti venisse coinvolto in questa vicenda. Ma siccome la rivalità tra gli uomini e tra gli archeologi, non solo tra archeologi e geologi, ma anche tra archeologi e archeologi, è sempre presente, cosa succede? Succede che la Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, che ha sede a Parenzo ed è la prima società che si occupa di seriamente di archeologia da queste parti, ha dei contatti speciali, diciamo, molto buoni, con il direttore del Museo Civico di Storia e Arte di Trieste, che si chiama Alberto Puschi. Grazie a questi contatti, che è rivale di Marchesetti, grazie a questi contatti loro chiameranno Alberto Puschi, che si porterà dietro il suo giovane, che poi diventerà anche lui. Chi è il suo giovane? Il suo giovane è Piero Sticotti. Tra l'altro Puschi e Sticotti hanno due vie a Trieste, c'è sia via Puschi vicino alla Risiera, sia via Sticotti che è la trasversale di via Locchi. Allora vengono qua e iniziano a scavare, e quindi parte la storia degli scavi archeologici. Naturalmente, cosa auspicava Candler, che è già morto ormai da tempo? Per trovare la prova archeologica che questo sia la città romana di Nesaxium, bisogna trovare qualche cosa, e questo qualche cosa è di norma un riferimento epigrafico, se no non si ha la prova del 9. Naturalmente tutti sapevano che nelle carte romane veniva posizionata circa da queste parti una città romana alla quale era stata data lo status di oppidum, non colonia, oppidum Nesaxium. Quindi questo è un caso molto particolare, perché nella maggior parte dei casi i castellieri non hanno una città romana, è un'eccezione. Neanche Metulium ha una città romana dietro, questo è il problema. Difatti le altre due città romane distrutte dalle legioni dopo la conquista, Mutila e Faveria, non sono nominate come città romane, quindi vengono distrutte dai romani e finiscono. Questo è un problema per la ricerca, perché ovviamente non ci sono le evidenze della città romana. Noi quindi qua vedremo una città romana, e gli archeologi nel 1903 trovano la prova quasi matematica, non ci sono dubbi che questo sia Nesaxium, perché trovano un frammento di epigrafe tardo, mi pare riferibile all'imperatore Gordiano, in cui si fa riferimento ai cittadini di Ness,
sarebbero Nesaziensis, cioè sono i cittadini di... non si trova Nesactium, si trova Nes, ma questo Nes è legato proprio ai cittadini di Nesatio. Quindi quella diventa la prova matematica. A quel punto gli archeologi hanno la prova ufficiale, nessuno oggi metterà più in dubbio questa, che noi vedremo oggi, è diventata la città romana di Nesatio. Allora, cosa si può vedere nella città romana di Nesatio? Nella città romana di Nesatio si possono vedere tantissime cose, ma è ovvio che da una parte c'è il problema del castelliere che precede e che verrà conquistato dalle legioni romane nel 177 a.C. Vedremo anche quando, non sappiamo la data esatta, ma tra l'altro pensavo questa mattina, se noi aspettiamo 4 anni, tra 4 anni si potrebbe festeggiare il 2200 anniversario della conquista di Nesatio, perché hanno fatto da poco il 2200 anniversario della fondazione di Aquileia. È chiaro che tra la fondazione di Aquileia e la distruzione di Nesatio passano 4 anni, e quindi se aspettiamo 4 anni avremo il 2200 anniversario della conquista romana di Nesatio. Nesatio venne conquistata nel 177 a.C., il secondo anno di guerra. Nel 178, vi ricordo, lo sapete, sono stati bloccati all'altezza della Varosandra dal primo scontro frontale con il contingente di Istri, che si è posizionato nel posto migliore per cercare di fermarli. Nel 177 cosa succede? Dopo ve la racconterò in mezzo ai resti romani. Ma nel 177 cambiano i consoli, ogni anno i romani erano svegli, ogni anno cambiavano i consoli, ci sono due consoli nuovi, e questi due consoli nuovi, vedremo dopo con che storia, arrivano qua, praticamente fanno andare via, e ci sarà una bella situazione, i consoli dell'anno precedente, che pur non essendo in carica vorrebbero raggiungere la gloria per la conquista della città, quindi cercano di anticiparli. In che momento siamo? Siamo in un momento, non abbiamo la data esatta, però il momento lo possiamo ricostruire. Perché? Perché i romani, che erano un popolo molto preciso, eleggono i consoli, hanno delle regole molto precise, e difatti noi conosciamo le Idi di marzo solo per la morte di Giulio Cesare. Ma le Idi di marzo, cioè il 15 marzo, era un giorno molto importante per i romani, perché le Idi di marzo praticamente rappresentavano l'inizio dell'attività bellica, e quindi entravano in carica i consoli che sarebbero rimasti in carica per tutto quell'anno, ma si combatteva 6 mesi grosso modo, cioè nella stagione primaverile estiva. Quindi questo era il periodo. E quindi perché le Idi di marzo erano importanti? Perché incominciava l'attività militare. E allora questa storia del 177 parte dalle Idi di marzo, perché con le Idi di marzo vengono eletti i nuovi consoli. Ma il vecchio console, vecchio si fa per dire, dell'anno precedente, che ha subito in realtà quella sconfitta parziale nella zona del porto di Tergeste, del futuro porto di Tergeste, si trova ad Aquileia ed è pronto, tra virgolette, a prendersi la rivincita. È chiara la situazione? Quindi ripartono da là. In realtà il Senato non gli ha dato l'ordine di procedere, e questa sarà una delle motivazioni, perché dovevano aspettare l'ordine dal Senato. Lo fanno in maniera autonoma e partono per conquistare in maniera definitiva l'Istria, e sanno che per conquistare in maniera definitiva l'Istria devono conquistare l'Istria meridionale, perché nell'Istria meridionale ci sono i centri principali degli Istri, in particolare Nesatio, Mutila e Faveria. Quindi hanno fatto che strada? Hanno fatto una strada, grosso modo, ovviamente, corrispondente a quella che diventerà la Via Flavia, cioè la vecchia strada che noi facevamo e che ancora adesso si può fare per raggiungere Pola procedendo da Trieste. Quello è il percorso della Via Flavia. E la Via Flavia ricalca ovviamente un percorso protostorico, ed è il percorso che da Trieste porta a Pola. Quindi grosso modo quella è la strada che hanno fatto. E sono arrivati qua.
quando sono arrivati qua? Prima di arrivare qua, la persona che ci informa di tutti questi fatti è Tito Livio, se no non sapremmo niente di tutto questo. Tito Livio è uno storico augusteo, quindi Tito Livio scrive circa 150 anni dopo, 150, 170, quindi lui si deve rifare ad altri resoconti come facevano tutti, ma se noi non avessimo il resoconto di Tito Livio, che è bellissimo da leggere, che è un film, non conosceremo questa storia con questi dettagli. E lui ci racconta una cosa che spesso archeologi e storici o non notano o non raccontano. Quale? Che nel tragitto da Tergeste, non c'è ancora Tergeste ovviamente, deve essere ancora fondata, sino a qua c'è un altro scontro campale in campo aperto, in cui si parla di diverse migliaia di caduti, cioè c'è una grande battaglia, evidentemente gli istri scelgono un altro posto dove cercano di fermare le due legioni romane prima che arrivassero qua. Difatti Tito Livio dice che subito dopo questo scontro gli istri cercano di raggiungere una situazione di pace, cercano di trattare una resa. Evidentemente hanno capito che ormai è diventata un'operazione insperata bloccare le legioni, sono ormai alle porte. L'ultima fase, ma ve la racconterò dopo, è quella che vede ormai le legioni accampate qui davanti, con gli alleati sicuramente, come facevano sempre, e incomincia l'assedio di Nesazio, che non durerà molto. L'assedio di Nesazio durerà da 1 o 2 mesi, diventerà solo una vicenda molto accattivante e interessante da raccontare, però durerà poco, come dura poco l'assedio di Metulum. Quando i romani assediano, normalmente questi assedi non durano tanto nella maggior parte dei casi. E quindi in che periodo siamo arrivati? Beh, pensate che agli eidi di marzo parte la stagione bellica, qua siamo molto probabilmente, l'assedio si svolge e la conquista molto probabilmente si sarà verificato tra maggio e giugno. Maggio e giugno del 177. E qua, diciamo, incomincia l'ultimo atto. Ma una volta conquistata la città, chiaramente i romani poi decidono, e poi capiremo perché decidono, perché non lo faranno mai, o quasi mai. Decidono di far partire, circa 150 anni dopo, una città romana. Quando si visita questo posto, la difficoltà è riuscire a separare la parte protostorica dalla parte romana, ovvio, perché qui c'è una città romana su un castelliere. Allora, adesso quando andremo a vedere questi resti, bisogna suddividere la visita in due parti fondamentali. Dove ci siamo fermati adesso, noi siamo davanti al terrapieno frontale principale del castelliere di Nesazio, che ha avuto tutta una fase di ristrutturazione anche in epoca romana. Allora, per chi è stato con me a Moncodogno, guardate questo terrapieno frontale, pensate a Moncodogno, dopo vedete la posizione, e questo è semplicemente un mondo completamente diverso. Questo castelliere con Moncodogno e Montursino non c'entra assolutamente nulla. È tutta un'altra storia. Cioè, quello che avete visto a Moncodogno, qua non vedrete niente. Niente. È un modo di costruire un castelliere completamente differente. È un modo di difendersi completamente diverso. Vedete che ci sono le due porte, non ci sono gli ingressi labirintici. Quel mondo è completamente finito. Sono armati completamente diverso, in maniera completamente diversa, e hanno ormai l'armamento tipico dei campi d'Urne. È tutto un altro mondo. Ovviamente i romani modificano molte cose, e quando i romani modificano noi facciamo fatica a riconoscere la parte originale del castelliere, ovvio. Ma anche vedendo le strutture romane, osservate le strutture romane, osservate le porte, osservate i conci murari,
guardate la dimensione dei conci, il tipo di conci, perché il problema sarà: ma di che fase dell'epoca romana appartengono queste cose che stiamo osservando? E qua dobbiamo dire una cosa fondamentale che deve entrare bene nella testa: quanto dura questa città romana? Anche qui abbiamo una situazione molto particolare e molto favorevole. Questa città romana dura praticamente 600 anni ed è un grande vantaggio, perché spesso noi ci imbattiamo con città romane che sono completamente coperte da città medievali, e la città medievale copre completamente la città romana. Invece l'annesatio romana è stata completamente distrutta e quindi è finita intorno al 600 d.C. ad opera degli Avari. Quindi la città romana di Nesazio finisce intorno al 600, 630, 590, non cambia niente. E quindi la città romana dura 600 anni circa. Perché attenzione, i romani non costruiscono subito la città romana dopo aver conquistato, lo sapete. E c'è un arco di tempo nel quale i romani non vogliono ancora, non sono convinti che le situazioni siano idonee per realizzare delle città romane. Quindi bisognerà aspettare un arco di tempo di circa 150 anni. Allora noi vedremo questa città romana di 600 anni e noi vedremo le diverse fasi della città romana di 600 anni, fino alla sua distruzione finale. Per cui sopra noi non abbiamo chiese altomedievali, non abbiamo chiese medievali, non abbiamo palazzi del Settecento. Nesazio finisce. E questa sarà, da un lato, la sua fortuna, e dall'altro costringerà gli archeologi a un lavoro abbastanza complicato, perché praticamente qui avremo solo pecore, capre, prati e incolto, e naturalmente contadini dell'area che venivano a rifornirsi qui di blocchi e pietre che servivano per le case. È per questo che addirittura pietre scolpite provenienti da quest'area finiranno addirittura a Cavrano, perché sapevano che era una cava naturale a cielo aperto, no? Utile per ogni... E sapete, come dice qua il mio amico Sergas, in Istria non si butta via niente, quindi figuratevi se si buttavano via le pietre di questa città, di questo castelliere, di questa città romana. Quindi noi adesso come iniziamo la visita? Noi adesso iniziamo la visita dalla parte più protostorica visibile, che non è così facile a capirsi, ma vedrete che qualcosa capiremo, che è legata alla fortificazione frontale, questa, al terrapieno, questo grande terrapieno lineare, questo terrapieno che aveva due porte. Le due porte sono state chiamate, vedremo se ha ragione o meno, dopo le indagini di Sticotti, questa l'hanno chiamata la porta romana o porta Polensis, cioè la porta che principale che portava da Nesazio a Pola. Quell'altra, ma vedrete che non è proprio così, l'hanno ritenuta più antica e quindi l'hanno chiamata nel 1922 la porta preistorica. Non protostorica, perché sapete, questo discorso del termine protostorico è un termine che piace tanto agli italiani, ma non è che in realtà lo usino tutti. Quindi le due porte sono state chiamate porta romana o porta Polensis e porta preistorica, che vedremo. Certamente era il centro urbano più importante, soprattutto dal punto di vista religioso, per gli istri. Questo assolutamente sì, era un punto di riferimento. Difatti questo lo si vede anche dalla ricchezza dei materiali che noi troviamo nella necropoli. Quindi questo è uno dei centri forse il più ricco, quindi aveva più contatti commerciali e soprattutto aveva questo ruolo religioso, no? Che è tipico delle civiltà antiche. E dopo che questo corrisponde a una vera e propria città, diciamo che qui probabilmente, quando sono stati assediati, questa città, questo centro abitato, ha avuto da 1.000 a 5.000 abitanti.
e quando sono stati assediati probabilmente sono arrivati anche da altri centri e quindi il numero è aumentato. È molto probabile che durante l'assedio siamo intorno ai 5.000, massimo 10.000. Però 5.000-10.000 vuol dire che sono confrontabili con, e questo i romani lo sapevano molto bene, con il numero degli armati che li sta assediando. Solo la differenza è che sono tutti armati, mentre qui abbiamo civili anche, ovviamente, donne, bambini e vecchi. Quindi i romani sapevano quanti dovevano impiegare per conquistare tot. Cioè non vado con 10.000 combattenti se devo conquistare una città che ha 50.000 abitanti e 30.000 combattenti. Quindi il conto veniva fatto sempre molto bene. L'entità delle legioni era confrontabile con l'entità di ciò che dovevano andare a espugnare, ovvio. Quindi sulla città siamo in quella fase, le vere città da noi iniziano solo con le vere città, con le città romane, dove abbiamo, a parte le vie, abbiamo proprio le strutture abitative fatte in conci di pietra, l'uso della malta, del cemento, il tetto coperto da travi e tegole. Se no, sono capanne di paglia, strami e intonaco, con le fondazioni in pietra e tutti i tramezzi di legno. Cosa che Marchesetti aveva capito benissimo e che scrive ripetutamente nei suoi testi e che farà impazzire molti che fino all'ultimo diranno no, non può essere, invece in realtà queste sono le capanne dei castellieri, le abitazioni dei castellieri sono queste. Queste capanne rettangolari con pali, tramezzi, strami e argilla concotta. Quindi o era un grande villaggio o era una protocittà, ma protocittà, cioè non va confrontato con una città etrusca, con una città greca, con una città latina, romana. Ci siamo? Allora, porta preistorica e porta romana. Partiremo adesso seguiremo la sequenza degli scavi, perché quando arrivano non sanno dove scavare, hanno addirittura un altro problema, che questo è forte e questo problema è ancora aperto. Qui vicino c'è un'altra collina che quasi nessuno conosce e quest'altra collina si chiama Gradina. Allora quando arrivano non sanno se scavare qua o scavare là e addirittura fanno dei saggi in contemporanea, poi alla luce di quello che trovano qua mollano completamente di là, che si trova quasi niente, però è una cosa strana, capite? Sono molto vicini e chiaramente i toponimi, che per loro erano molto importanti giustamente, erano entrambi accattivanti e importanti e quindi siccome nessuno ha mai scavato non sapevano da dove partire, quindi partono là, partono qua, poi mollano là, restano qua perché trovano questo. Quindi la porta cosiddetta preistorica verrà trovata e scavata dopo. Allora qua, noi entrando qua dentro, entreremo subito nell'area chiave, clou, dei primi scavi, quelli ai quali non invitano Marchesetti, ai primi scavi coordinati da Puschi e Sticotti. Ricordatevi che Puschi era il direttore del museo e Sticotti era, dico un termine, poi è diventato direttore anche lui, il giovane di bottega, nel senso che era il giovane. Però la cosa divertente è che quando troveranno le prime sculture, Sticotti si entusiasma, perché gli archeologi li prende, e quindi pubblica subito, pubblicherà 3 pagine e lui sarà il primo a dire che queste sculture nascondono e rivelano una tipica influenza micenea. Lui sarà il primo. Le spirali. Ma Puschi non è d'accordo e secondo me, questo aggiungo io, gli dà un po' fastidio che il giovane si metta a scrivere prima di lui, che in realtà è il vero capo della spedizione. Ci sono diverse rivalità anche con, guarda caso, gli archeologi di Parenzo, però alla fine, alcuni anni dopo, Puschi pubblica, e non ce l'ho qua, pubblica la sintesi dei primi scavi fatti qua, sulla cosiddetta necropoli preromana. E là, quando prende in considerazione le sculture,
dice no. Quell'altro ha scritto, non dice questo, ma dice queste sculture sono tutt'al più recenti del VI secolo a.C. E dicendo questo, che poi questo tornerà a questo problema, ne parleremo dopo, dicendo questo chiaramente elimina totalmente l'ipotesi micenea. Che il suo braccio destro, è divertente, no? Sticotti, più giovane di lui, aveva avanzato per primo. Questa storia tornerà. Questa storia tornerà e quindi vedrete il problema di queste sculture è uno dei problemi più intriganti, affascinanti, non l'unico, di Nesazio, che è ancora totalmente aperto. Quindi dopo 2 anni c'è già chi dice il primo, Sticotti, sono micenee o di influenza micenea. Il secondo, che è il suo capo all'epoca, dice no, tutt'al più sono del VI-V secolo a.C. perché riflettono, ecco, guardate la mentalità, perché riflettono, devono riflettere scultura e quindi ci vuole la mamma delle sculture. E la mamma delle sculture, errore, può essere solo la civiltà greca. Ergo, se questo ragionamento che sto facendo, se la mamma di queste sculture è la civiltà greca, io conosco la datazione della scultura greca, di conseguenza qui deve arrivare qualcosa un poco dopo che la scultura greca in Grecia ha fatto il suo percorso. Avete capito il ragionamento? Quindi è di derivazione greca, ma greca, greco classica, non micenea. Quindi sono VI-V. La maggior parte degli archeologi classici, e io ho interrogato anche Stefan Mihovilis, perché poi io faccio le domandine per capire come uno la pensa, sono, gli archeologi classici sono sempre molto rigorosi, non andare fuori dal seminato. Allora, gli archeologi classici sono ancora orientati su questa, oggi. Se chiedete al amico Vidic, vi dirà che è del settimo, diciamo là, settimo, sesto, ok? Dopo però vi racconterò, in realtà, perché oggi, se si studiano le cose, si può capire che qualcosa non torna, più di qualcosa che non torna. Bene, adesso entriamo, mettiamo via la scienza e andiamo ad esplorare.